A Donne in Movimento non poteva mancare chi di donne ne scrive sempre con orgoglio. Con noi Aldo Dalla Vecchia, che ha scritto di tante donne. Ha scritto di Mina, ha scritto della intelligente e simpatica Franca Valeri, di Maria De Filippi, attuale e attualissima, e di Diabolik, che non è un uomo, ma c'è Lacan, Vacante. quindi un'immagine importante femminile, e ne dimentico una. I fotoromanzi, Il che sono fotoromanzi. interpretati da donne, letti da donne, hanno rappresentato una grande parte della cultura del Novecento, non soltanto italiano. Faccio un piccolo excursus di tutti questi libri sulle donne. Allora, cercherò di essere veloce ed esaustivo. Il primo è stato su Mina per Neofiti, pubblicato in occasione degli 80 anni di Mina, oramai 3 anni fa. È stato un libro che ha avuto molto successo, pur essendo uscito a ridosso del primo lockdown. Abbiamo fatto tante presentazioni, ha avuto una buona stampa ed è un omaggio pieno di passione, pieno di amore a colei che era più grande di tutte le cantanti, Mina. Subito dopo è venuto il saggio dedicato a Franca Valeri, Viva la Franca, che è stata la prima donna in assoluto ad essere famosa a teatro in Italia. È stata la prima attrice per antonomasia, è stata una grandissima interprete alla radio, in televisione, nei caroselli pubblicitari ed è stata anche una finissima scrittrice. Poi è arrivato il saggio sui fotoromanzi, che è un altro genere letterario molto importante, bistrattato da alcuni, ma che ha insegnato a leggere a tanti. L'altro libro è dedicato a Maria De Filippi, perché pochi mesi fa Maria De Filippi ha compiuto 30 anni di televisione ed è un personaggio, una fuoriclasse, anche lei come Mina, come Franca Valeri, e le ho dedicato un piccolo approfondimento che ripercorre i primi 3 decenni della sua carriera. Il più recente, il più nuovo in ordine di tempo, è il saggio dedicato a Diabolik, dove però metà della fama di Diabolik, metà del suo successo è dovuta ad Eva Kant. Eva Kant ha appena compiuto 60 anni, meravigliosamente portati, sta insieme con lo stesso uomo da 30 anni, Beata Lei, e si amano esattamente come il primo momento, forse perché sono di carta, no? Lì non Esatto. esistono i tradimenti, le passioni e gli innamoramenti per altre persone. È sempre bellissima, senza nessun lifting o filler, ha sempre il suo chignon meraviglioso ed è stato importante perché sono scherzi a parte, battute a parte. Lei è nata nel 63, Eva Kant nasce il 1 marzo 1963 ed è una donna libera, indipendente, non mantenuta da nessuno, con un suo lavoro e per cui Diabolik trova una compagna alla pari. Addirittura ricordo a chi non lo sapesse che Eva Kant nel primo album di cui è protagonista, il 1 marzo del 63, salva lei la vita a Diabolik, per cui è la donna che salva la vita all'uomo e da allora divengono compagni inseparabili. Aldo è un volto ormai noto al Festival Giallo-Gardo, ma ogni anno ci porta sempre qualcosa di nuovo. Infatti domani ci parlerà di una grande donna, ci parlerà di Raffaella Carrà, soubrette, showgirl, Cantante, cantante, attrice, tutto. conduttrice TV. Nel 2020 il Guardian definisce un sex symbol. E però lei è anche la donna che ha rivoluzionato la Rai e che ha inventato lo show. Ha inventato la figura della showgirl, è stata una grandissima presentatrice, intervistatrice, cantante. È stata una donna di grande spessore che quest'anno avrebbe compiuto 80 anni. Non c'è più con noi oramai da quasi 2 anni, però rimane per sempre perché la cosa bella degli artisti è che non muoiono mai in qualche modo. E Raffaella, visto che siamo a un convegno dedicato alle donne, con protagoniste le donne, è stata una tesignana. Lei cantava negli anni 70 come bello far l'amore da Trieste in giù, quando la frase era addirittura un qualcosa di proibito e pruriginoso, no? E ha sempre insegnato a tutti la libertà. Per
il coraggio e l'indipendenza, che sono tre valori importanti, forse oggi ancora più di ieri. Quindi domani ce ne parli, scriverai un saggio anche su Raffaella Carrà? Allora, citerò Raffaella Carrà in uno dei miei prossimi libri, che è dedicato alla televisione, che esce alla fine dell'anno. Perfetto. E una piccola domanda, l'antologia invece del Festival Giallo Garda, Giallo in Tour, come sta andando e come è andata? Allora, l'antologia è ancora top secret perché c'è ancora la fase di... Giallo in Tour, parliamo bene di quella che... Direi che è andata benissimo, nel senso che c'erano dei racconti molto belli, molto interessanti, anche molto originali, e adesso aspettiamo la seconda. Perfetto, ringraziamo di nuovo Aldo Dalla Vecchia, che ritroviamo sempre molto volentieri. Grazie mille.